Le new entry della lista Bella Teramo, Alessandra Ferri, Miriam Tulli, due dottoresse, insomma è un'emozione ovviamente entrare per la prima volta in Consiglio Comunale. Una grande emozione e anche motivo di grande orgoglio sicuramente, di grande felicità. E per la Tulli? È assolutamente lo stesso, una grande emozione, un grande entusiasmo, un'avventura nuova, una sfida, ma insomma le sfide rinnovano un po' tutta la vita di tutti e noi siamo molto contenti. Seconda e terza rispettivamente degli eletti, per voi si parla già che siete in odore di assessorato, queste voci, questi rumors giornalistici come li avete colti? E non li abbiamo colti. Non avete letto nulla in questi giorni? E molto prese dal lavoro, non abbiamo letto nulla, no, però a parte gli scherzi non siamo certamente le persone a cui chiederlo. Io quello che posso dire è che qualora dovesse essere, conoscendo Miriam sono sicura che ci impegneremo al massimo, cioè se dovesse essere certamente ci sarà tutto l'impegno e la massima collaborazione, però a parte questo davvero non so nulla. Invece la dottoressa Tulli, in odore di assessorato, le piacerebbe fare l'assessore? Allora, sicuramente sarebbe un onore ma anche un onere, quindi noi ci rimettiamo a decisioni che vanno prese altrove, che riflessioni che farà il sindaco e vedremo, ci siamo messi a disposizione sia io che Alessandra, vedremo cosa accadrà. E ognuno di noi farà del proprio meglio in qualunque ruolo. L'assessorato non deve essere un obiettivo, è un impegno, quindi è un contributo ancora più importante chiaramente, ma tutti i ruoli poi hanno la loro importanza.